cerchiamo di farlo bene. Come mettiamo la palla dentro la barra? Sempre Peter se ne va. Ci siamo, Decide l'arbitro che è calcio di rigore. Domenica si gioca. Questa settimana la partita è stata rinviata, non abbiamo giocato. Purtroppo si gioca domenica, non sabato. Ultimo allenamento, cerchiamo di farlo bene. Facciamo un cerchio bello grande, che facciamo un bel torello, ci divertiamo un po'. Creiamo un po' di gruppo, un po' di gruppo. Buona. Di prima, aspetta Sofì. Vai. Preso. Dai, 10 passaggi, pressioni, 10 passaggi, pressioni. 1, 2, 3. Brava, ancora. 4, 5, 6, 7. Palleggiate, un pallone a coppia, tenetela su. Forza. Diego! Obiettivo: riuscire a far passare la palla in mezzo ai due che devono recuperare il pallone. Ogni volta che la palla passa in mezzo, fatela passare, e Peter riceve o riceve Amin, è come se fosse un gol. Ogni volta che voi ricevete palla, quindi quelli che devono recuperare il pallone ricevono palla, è punto per loro. Serve a cercare di non stare piatti, soprattutto in partita, mai piatti. Perché questo pallone che passa qua in partita, siamo fregati. Potrebbe potenzialmente tagliare attacco e centrocampo. La palla va giocata a raso terra. Sì. Cioè, come fate a giocarla alta? Cioè, non è mica beach volley. Quello che mi interessa, velocità, avete due tocchi. Bravo. Chi è Jolly in mezzo qui? Uno. Tocchi. Quanti tocchi sia? Bravo! Veloce! Non passi per controllo a chiudere! Apri anche! Apro e gioco! Ehi! Questo! Sì! Sì! Ancora voi, dai, veloci, due tocchi, dai! Appoggi, uno due, altro, prima uno e poi l'altro, così, non guardiamo per terra, così, forza, vai, esci pure, le cose le fai bene, vai, peccato che rompi, vai, andiamo, forza, più passettini corti di qua di là, bravo, forza, via, più passettini corti, così, via, e scatto, più, scatto, un bello scatto, attacchiamo a sinistra, senza toccarlo, ci giriamo intorno, ok, guardando sempre il pallone, e scatto, ok, il primo che passa dentro la porticina, ok, tutte e due attaccate alla sinistra, il primo che passa vince, ok, vi do io il via, schippettino, via, dai, forza, Sì, spingi! Velocità! Forza! Dai, verde, dentro la porticina, Skip, via! Dai, skip! Pancia in aria, braccia distesa all'indietro, via! Dopo le fate due da sinistra, da quattro e da cinque, via! Con due squadre che sono passive non siamo arrivati una volta a un tiro. Giochiamo contro gli avversari che non ci sono, non arriviamo al tiro. Siamo!
Bravo! Gode nostra! Perché vedete solo da una parte? Eh? Perché vedete solo una parte? Mi dai questa palla? Diego, da dove è venuto sto pallone? Da qua, quanti erano qua? Solo due, tre. C'era Loreni, c'era Bruni, c'era lui. Era pieno di gente qua. Sei tornato a rimettere la palla là. Fai la finta di andare di là. O guardi la Sofia che gliela scarichi, oppure te ne vai da quest'altra parte. Non rimettiamo la palla dentro la banca. Giocala meglio. Via, buona. Fermo. Vai ancora qua. Via di qua. Via di qua. Là. Non siamo qui sempre in tre ore a palla, 1-2, arriviamo in porta, dopo dentro l'aria, fantasia. Buona! Dai. Oh, è in avanzamento. Forza. Dai. Alto. Fate girare il pallone. Ok. Fate girare il pallone, lo passate, fate girare. Intanto muovetevi, dopo la nota di cercarlo. Moli, mi hai. Cerchiamo di fare degli 1-2. Ok. 1-2 per la data. Ok. Quindi è 1-2 e quella data al terzo. Chi non ha palla pronto nel 1-2. 1-2 è andata. Rosa. Chiamate i nomi, iniziamo a chiamare i nomi. Dai. Dai, iniziamo a chiamare i nomi. Diego. Conosciamo, Forza. Ragazzi, il riscaldamento equivale alla partita. Sbaglio un passaggio, subito ad aggredire. Ok, non mi posso fermare, perché può succedere di sbagliare. Però appena sbaglio, come capisco di aver sbagliato, vado a riprendere il pallone. Non mi dispero, guardo e dico oddio, ho sbagliato. No, vedete che c'è casino? Andiamo dall'altra parte e deve essere uguale in partita. Recupero palla nel casino, vado via, ok? Dove c'è spazio e dove si può giocare. Cambio gioco, mi faccio vedere, mi propongo se sono solo. Non cerchiamo di giocare sempre nel traffico, nel casino. L'altra panchina, andiamo tutti dietro a me. Ieri, oggi, domani, per sempre, forza i giovani! Oh, comunale Clara Veis di Progresso, un buon pomeriggio dai Matosci. È la seconda partita di campionato, Progresso Calcio contro Enjoy, è la prima però con in palio dei punti, dato che la prima partita i ragazzi di Samuel l'hanno giocata contro le ragazze del settore giovanile del Bologna, 3 anni più grandi, e quindi fuori quota. È cominciata la partita con il possesso però sempre della squadra di casa, ovvero il Progresso, che è una squadra storica della provincia bolognese, è da sempre un grande settore giovanile, addirittura da qui è uscito Jack Raspadori, attaccante del Napoli. Concentriamoci però sul match, perché sotto gli occhi di Samuel, che dà indicazioni, vai a destra. Ci sono i suoi ragazzi che alla prima esperienza in questo calcio a 11 provano a cercare anche il loro primo risultato positivo. Attenzione, la possibilità subito dentro l'area di rigore, vince un rimpallo. Poi bravi. La spazzata della difesa del Progresso in fallo laterale. Insiste la squadra di casa con il numero 11, ragazzi, sulla fascia sinistra. Ha la possibilità di andare in velocità contro Mattioli, che prova a chiuderlo in scivolata, non ci riesce però. Allora sempre il numero 11 con questo cross in mezzo. Non ci arriva nessuno. Deve impegnarsi per andare dalla parte opposta un suo compagno a recuperarlo. Ancora il Progresso Calcio dentro l'area di rigore. Il cross per Stefano, che aggancia ma viene chiuso dalla difesa dell'Enjoy. Sofi, saltata, poi
Ancora ragazzi che va dentro ma viene chiuso in calcio d'angolo. Cross dentro l'area di rigore, staccano di testa, poi un campanile facile per il portiere dell'Enjoy, Marcello. Bravo Manu! Ancora il progresso in avanti, grande chiusura di Ambrosini che però perde il contrasto, deve tornare anche Thiago che chiude benissimo in calcio d'angolo, si salva la difesa dell'Enjoy. Pallone direttamente in porta, Marci non trattiene e c'è il vantaggio al settimo minuto con Stefanu, Roberto con il numero 9. Il portiere dell'Enjoy che è stato forse il migliore in campo contro le ragazze del Bologna nella prima di campionato. Questa volta compie un errore, ma sicuramente c'è spazio per rimediare, c'è tempo per il portiere dell'Enjoy per crescere. È il primo anno a 11, anche le dimensioni della porta chiaramente sono totalmente diverse. C'è tutto il tempo per migliorare. Attenzione Peter però, che va dentro l'area di rigore. Ne aveva saltati tre con la potenza fisica. Bravi noi. Contento Samuel della reazione dei suoi, però dopo il gol subito, sempre Peter se ne va. Dice mettila Samuel, non lo ascolta il fratellino e quindi riesce soltanto a guadagnare un corner. Mettila. Pallone dentro l'area di rigore, la spizzata di testa e poi l'occasione però sugli sviluppi del corner. Rimessa laterale per il Progresso Calcio, deve andare a chiudere Sofì che va a giocarsi l'uno contro uno, viene saltata però c'è anche Mattioli che prova ad aiutarla, si salva la difesa dell'Enjoy che riparte anche palla a terra. 20° calcio di punizione, tentativo di calcio di punizione dentro l'area di rigore, viene fermata però prima la traiettoria del pallone della difesa del Progresso che prova a ripartire in contropiede. In grande anticipo Marci. Marcello. Rimessa di Sofì. Peter a lottare. Poi insistono ancora i ragazzi dell'Enjoy. Buono lo scambio. Poi chiude tutto la difesa del Progresso però che prova a ripartire. Siamo al 22°. 1-0 per la squadra di casa. Peter riceve e va sulla fascia di destra, non lo fermano praticamente mai di fisico gli avversari. Se ne va il numero 7, prova a metterla in mezzo, guadagna di nuovo un calcio d'angolo. Errore del portiere però poi se la cava lo stesso il numero 1 del Progresso. Sofì in anticipo, viene però saltata, subentra anche Mattioli forse con un fallo. Non è d'accordo Samuel con la decisione dell'arbitro. Parte Cristiano, grandissima parata di Marci però che si riscatta subito. Sofì, rimessa laterale profonda per Peter. Se ne va in mezzo a due, mamma mia. Deve arrivare anche il terzo difensore per fermarlo. Ma arriva soprattutto il fischio dell'arbitro perché finisce qua il primo tempo. 1-0 Progresso Calcio. E ce la facciamo recuperare, ce la facciamo, siamo in partita. Ovviamente abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma siamo in partita. Loro sono bravi, ma anche noi lo siamo. Abbiamo fatto vedere delle belle cose, dei bei fraseggi, 1-2. Cosa ci è mancato? Ci è mancato l'ultima parte finale, l'ultimo step, che adesso se riusciamo a curare, secondo me possiamo fare bene. Ci siamo, Ci siamo, io non voglio vedere musi tristi, ci siamo. E ovviamente è la prima partita, poi correggeremo alcune cose, ma ci siamo. Appena abbiamo la possibilità, sprigioniamo tutto il nostro potenziale, ok? Li devi mangiare in testa, il difensore, li devi mangiare in testa. Lì sei andato bene via, ma devi essere ancora più cattivo, devi avere ancora più fame, Peter, ancora più fame. Dai! Dai, forza! Comincia il secondo tempo. La carica di Mister Samuel per i suoi ragazzi che comunque hanno ben figurato nel primo tempo. Il Progresso però insiste sulla fascia destra. È uscito Ambrosini che va a chiudere, però riesce a crossare comunque l'avversario. Si salva ancora la difesa dell'Enjoy che riparte in contropiede dopo due minuti. Pallone d'esterno. Sempre Progresso sulla fascia destra,
dentro l'area di rigore. Attenzione alla possibilità, forse c'è un contatto. Decide l'arbitro che è calcio di rigore. Va bene Tiago, va bene, va bene. Fallo di Tiago. Parte Cristiano. Ed è 2-0 per il Progresso, spiazzato Marci. 2-0 quindi. Virardi riceve dal limite dell'area, prova un passaggio, un filtrante, però si chiude a riccio la difesa dell'Enjoy e Marci si ritrova lì, un tiro debolissimo tra le braccia. Contropiede Enjoy, Peter prova a partire in velocità, chiude la difesa del Progresso Calcio. Buono lo slalom da parte di Valentino Cristiano, l'autore del gol del 2-0, poi grande chiusura da parte di Ambrosini. Si lamenta Samuel con l'arbitro. Calcio di punizione. Pallone che finisce nel cerchio di centrocampo. Poi l'Enjoy prova a mettere a posto con la tecnica e la qualità del fraseggio basso. Si parte. Peter allarga di nuovo il pallone. Siamo al nono. 2-0 per il Progresso Calcio, ma l'Enjoy c'è. Non si chiude il triangolo però. L'Enjoy, grande giocata. Attenzione, la possibilità della squadra di Samuel per accorciare le distanze. Forte, forte, calcio forte. D'angolo. Peter, attacca forte. Attacca forte dentro. Parte il cross sul primo palo, allontana la difesa della squadra rosso-blu. Torna. Chiamato un fuorigioco che però secondo l'arbitro non c'è. Va via ragazzi, contro Marci. Ragazzi, Marci s'allunga e va a prendersi il pallone. Direi che l'errore non gli sta pesando per nulla al numero uno dell'Enjoy. Sta facendo anche oggi una grandissima partita. Amin prova lo scavetto a cercare Peter. Guadagna soltanto una rimessa laterale. Sempre l'Enjoy sulla tre quarti. Gioca basso, poi ragazzi va a pressare tutti e recupera anche questo pallone. La difesa dell'Enjoy però se la cava alla grande con Ambrosini. Bravo, temporeggia. Mattioli, grande chiusura. Calma, calma, punta. Ancora l'Enjoy nel cerchio di centrocampo. Possibilità di contropiede per Peter. Va, veloce Peter. In qualche modo si salva il Progresso Calcio ancora una volta. Ragazzi, libero di inventare. Buono il mancino. Filtrante però grande. Chiusura della difesa dei ragazzi di Samuel. Enjoy riconquista palla con Amin che salta un avversario. Ne salta due. Sempre in possesso palla in verticale con l'esterno. Prova uno degli ultimi assalti la squadra di Samuel. Peter pescato in area, forse in fuorigioco, non fischia l'arbitro, guadagna un calcio d'angolo importante. Forte GQ, GQ, da sotto, alzala. Parte il cross sul primo palo, allontana la difesa del Progresso, poi altro pallone dentro l'area di rigore. Calma, calma. Recupera. Ora il Progresso che se ne va. È il trentesimo. Manuel Ambrosini in scivolata con un intervento bellissimo a recuperare il pallone. Bravo Manu! Bravo! E guadagna anche rimessa laterale. Sempre ragazzi. Calma, ce l'hai! Stesso palla ancora per l'Enjoy con Amin che prova una giocata in verticale. Marci profondo. E arriva il triplice fischio. Finisce così 2-0 per il Progresso Calcio che batte la squadra di Samuel Enjoy. Anche la primissima giornata di campionato ufficiale che valeva per la classifica è andata. C'è da lavorare di più e continuare a lavorare sui ragazzi. Siamo rimasti in partita, possiamo anche cadere in errori perché sono in un'età molto molto particolare, ma questo ragazzi serve e deve servire giustamente per andare a correggere eventuali errori e capire ovviamente anche
la partita. Questo progetto è un progetto che è sviluppato sulla base di un percorso e sulla maturità. La squadra che sbaglia di meno in tutte le fasi della partita può vincere o pareggiare. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio per il sostegno. Mi raccomando, lasciate like, lasciate un commento, fateci sapere invece che cosa ne pensate della partita. Vi invito come sempre a stare attenti ai commenti, perché è una serie molto delicata, siccome si tratta di minori. Ovviamente, siete minori anche voi o siete maggiorenni anche voi, siate capaci di commentare in maniera razionale e con della testa, perché si tratta sempre di ragazzi. Mi raccomando, ci vuole anche sensibilità per progetti importanti come questo. Faccio ovviamente i miei complimenti anche all'altra squadra che ha giocato veramente una grandissima partita, hanno giocato veramente bene, sono stati bravi, infatti sono stata la squadra che forse ha concesso di meno rispetto a quello che poi abbiamo concesso noi, e la vittoria secondo me è stata meritata, quindi faccio i complimenti anche agli avversari. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Da Off Samuel è tutto, forza sempre, enjoy, e ci vediamo con la prossima partita di campionato. Let's go!